Abbiamo proclamato la parola di Dio, abbiamo ascoltato la passione di Gesù così come ce l'ha narrata l'Evangelista Luca. Per ben due volte abbiamo ascoltato Gesù si rivolge al Padre, prima di tutto per invocare la misericordia su coloro che lo avevano crocifisso e poi per rimettere nelle mani del Padre il suo spirito. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. È l'atto estremo di Gesù, messo in croce dalla ignavia umana. Per ben tre volte Pilato aveva detto al popolo: non trovo in lui nessuna colpa, nessun motivo per metterlo in croce. È un agitatore. Notate, le motivazioni non sono religiose, sono politiche. Poi dinanzi al Sinedrio le motivazioni saranno religiose. Quello che noi notiamo è questa volontà di male nei confronti di Gesù che aveva fatto tanto bene, aveva accompagnato gli ultimi, aveva dato dignità alle persone che non avevano dignità. Aveva portato la parola di Dio, aveva reso Dio presente nella storia. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Convertitevi a questo regno, che è un regno di misericordia, così come è annunciato da Isaia. Lo Spirito di Dio è su di me, mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio, a dare la vista ai ciechi, a dare la possibilità a quelli che non riuscivano a camminare di camminare, a quelli che non riuscivano ad udire di udire. Ecco, Gesù è venuto proprio per realizzare questo atto di amore, ma nonostante tutto viene messo a morte. Crocifiggilo, crocifiggilo. E Pilato, seguendo il popolo, andando contro la sua stessa coscienza, permette che Gesù sia crocifisso. Padre, perdona loro. Ci accorgiamo lo stridore tra questo contesto e i sentimenti di Gesù. Una persona umanamente in quelle situazioni avrebbe dovuto gridare quella ingiustizia che si stava perpetrando nei suoi confronti. Avrebbe potuto dire: sono innocente. Avrebbe potuto dire: ma che cosa state combinando? Avrebbe potuto sobillare quelli che erano dalla sua parte. E invece, Padre, perdona loro. È il trionfo della misericordia. In fondo, Gesù, che aveva predicato il perdono, lo mette in pratica in un momento estremo. Padre, perdona loro. E a quel ladrone che era accanto a lui, che gli aveva detto: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, Gesù rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Un annunzio di speranza. Proprio stamattina, commentando questa espressione, ho detto: che bella assoluzione ha dato Gesù. Nelle confessioni a volte noi mettiamo troppo al primo posto racconto dei peccati, no? Una volta, due volte, 10 volte in quel contesto. È bastato semplicemente una parola: Signore, sono peccatore, ricordati di me, oggi stesso sarai con me in paradiso, ti sono perdonati i tuoi peccati, tu sei degno del paradiso. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sono parole queste dette all'interno di una drammaticità unica. Una persona si vede morire e dice: Padre, nelle tue mani. Dobbiamo imparare questa lezione di Gesù. Nei momenti estremi della nostra vita, essere capaci anche noi di dire: Padre, nelle tue mani. Ogni giorno, Padre, nelle tue mani.
E anche quando c'è il momento della nostra morte, è bello dire con Gesù: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Ecco la passione che noi abbiamo proclamato, e come la premessa della risurrezione. Proprio perché Gesù è stato obbediente al Padre fino alla morte e alla morte di croce, Dio lo ha esaltato. L'abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Paolo, rivolgendosi ai Filippesi, ricorda proprio questo: Gesù svuotò se stesso, si fece obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Lo rese Signore, Signore della vita, della storia. In questa settimana noi siamo invitati a contemplare in un modo particolare gli eventi della passione e morte di Gesù in vista della domenica di Pasqua. È tutto un cammino di fede che noi cristiani possiamo e dobbiamo fare, perché il mistero pasquale di Cristo è il paradigma su cui noi dobbiamo coniugare la nostra vita, tutta la nostra vita. Quante volte nella nostra vita c'è fallimento, c'è stanchezza, c'è fragilità, c'è momento di difficoltà, ma alla luce della passione di Cristo siamo chiamati a guardare oltre, sempre guardare oltre, rinfocolare la nostra speranza. Oltre alla difficoltà, oltre alla nostra stessa morte, c'è una speranza certa: il cielo, la gloria, il trionfo della vita. Viviamo un contesto sociale molto, molto brutto. Contesto della guerra. Ogni giorno morte, ogni giorno città distrutte, ogni giorno innocenti, bambini che muoiono, milioni di persone che lasciano la propria terra per andare fuori, per fuggire dalla guerra. E proprio in questo contesto di difficoltà, anche in questo contesto di pandemia, siamo chiamati a guardare Gesù. La sua passione, la nostra passione di uomini. È alla luce della sua passione che dobbiamo leggere in qualche modo anche la nostra stessa passione di uomini, ma con una speranza certa. Oltre alla difficoltà la vita, oltre alla morte la gloria. Signore, aiutaci a credere, aiutaci a sperare. Amen, amen, amen.